Temperature molto calde in Valle Cervo, nell'Alto Biellese è quasi una estate di San Martino in anticipo. Sembrano lontani anni luce i giorni dell'alluvione, ma in realtà è passato solo un mese. Vediamo com'è la situazione dopo un mese dalla tragedia. Questa parte di pietre, che adesso andiamo ad avvicinare, è stata trascinata dalla furia della corrente, del torrente che adesso invece sembra scorrere tranquillamente. Ecco, adesso noi ci siamo avventurati dove la strada è chiusa al traffico. Questi sono tutte pietre e tronchi che sono stati portati giù dal torrente Cervo e anche dai rigagnoli laterali. Adesso camminiamo un pochettino facendo attenzione. Ecco, vedete, qua sono tutte pietre che sono scese e che in caso di piena novembrina o primaverile potrebbero anche creare qualche problema. Ecco, voi potete pensare che questa è la portata normale, insomma, del torrente Cervo. Qua alzando in questo momento, vedete che al centro del ponte c'è un tronco della passerella, c'è un tronco rimasto incastrato. Per cui pensate che nell'alluvione dei primi giorni di ottobre, quindi poco meno di un mese fa, sostanzialmente il torrente è arrivato dall'altezza dove adesso fino all'altezza di questo ponte. Ecco, qui la passerella è chiusa al passaggio a piedi perché è dove è caduta la strada. Adesso ci avventuriamo. Ed ecco qua il punto dove è crollata la strada prima della località Asmara e dove sostanzialmente è stata tagliata in due la Valle Cervo. Ecco anche qua a bordo strada, adesso dobbiamo passare facendo attenzione per arrivare appunto alla località Asmara. Ecco, qui siamo località Asmara, così chiamata dagli anni del ventennio nel quale sorse l'albergo ristorante, così chiamato in onore delle conquiste coloniche di quel tempo. E qui è crollato giù tutto, il muro, quello che erano l'allevamento delle trote, tipico, non c'è più nulla e la furia dell'acqua l'ha trascinato a valle. Sono già in corso dei lavori di messa in sicurezza da parte della proprietà, ma il problema è la strada che taglia in due la valle. Ecco, questa è la situazione della strada, care grazie che c'è, quella piccolina che costeggia il torrente. Qui è stato fatto questo passaggio. Approfittiamo di questi amici in macchina per farvi vedere che naturalmente non può reggere un transito superiore a quello dei pochi abitanti, ovvero mi riferisco, ecco qua, al transito turistico ed estivo che paradossalmente nella valle aveva avuto una ripresa proprio anche in quest'estate passata di Covid per il turismo di prossimità. Queste sono tutte pietre scese con la furia dell'acqua, incredibile, veramente incredibile. E chiudiamo dall'altra parte, in località piana. Ecco, qua alle nostre spalle c'è indicata dal mio dito esattamente dove è crollata la strada. La passerella politica non ha mancato di esserci nei giorni immediatamente successivi il disastro. Ci auguriamo che la strada venga ripristinata quanto prima per il turismo, per il benessere di una valle che era già in grande difficoltà e che dall'alluvione del mese scorso non vorremmo abbia il colpo di grazia. Dalla Valle Cervo è tutto.